Il fondo salva stati deve essere rafforzato con leve finanziarie e l'obiettivo è aumentarlo. Lo ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini in audizione davanti alle commissioni esteri, bilancio e politiche Unione Europea di Camera e Senato. Più Europa e più integrazione politica, questo secondo il ministro, è la linea guida che ispira l'azione italiana alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 ottobre. Frattini ha sottolineato che è molto importante che sia adottata una soluzione definitiva per la Grecia. D'accordo con il ministro, il presidente della commissione esteri alla Camera Stefano Stefani. Con la soluzione dei suoi problemi e anche, e questo è stato un punto che mi ha un attimo messo in allarme, mi ha fatto raddrizzare le orecchie e mi ha fatto chiedere poi alla, in chiusura al ministro Frattini maggior precisazione, che peraltro ha glissato sulla permanenza della Grecia nell'euro. Questo sarà uno dei primi punti all'ordine del giorno, perché sappiamo tutti cosa comporterebbe l'uscita. Ammesso che sia possibile, non so neanche come tecnicamente sia fattibile questa cosa. Ecco, proprio della Grecia continuano gli scontri in questi giorni nella capitale ellenica, preoccupa veramente la situazione. Non può essere diversamente, parlano di 30... poi i numeri bisogna confrontarli con la realtà greca, no? E parlano di 30.000 statali licenziati, voglio dire 30.000 famiglie, voglio dire un indotto di 100.000 persone, non sono cose da poco, e la gente sta reagendo, forse non rendendosi conto che non hanno tante altre strade, però mettiti, è sempre il solito discorso, quando comincia un padre a non aver più da mangiare ai figli, cosa deve fare? È una situazione molto 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 allarmante, speriamo che si trovi la maniera di risolverla. Ecco, ultima domanda, come si sente di rassicurare i nostri concittadini che l'Italia non faccia la fine della Grecia? Io non li rassicuro di sicuro, se parlassimo della Padania sarei sicuro, però non posso parlare della Padania perché in questi termini misura la produttività. Gli indicatori ci dicono che il Veneto, l'Emilia, la Lombardia stanno riprendendo, faticosamente riprendendo, grazie soprattutto ai nostri magnifici imprenditori, piccoli imprenditori, microimprenditori. Però voi sapete tutti che palla al piede abbiamo.